Ormai ho perso il conto dei giorni in cui è iniziata la quarantena. Da quando tutto è cambiato. Oddio, forse non proprio tutto? Ma no, dai! Ascolta, è da giorni che sei chiuso in casa a provare. Non sarebbe il caso di fare una pausa? Non mi interessa, è l'obiettivo che mi sono posto in questo periodo. O meglio, da quando ho iniziato, ma ormai ho perso il conto. Capisco che tu non possa uscire, ma a meno che tu non usassi questo tempo per imparare l'arte della magia nera, non penso che possa cambiare qualcosa. Sì, certo, la magia nera. Aspetta però, potrei usare quella. No, no, scordatelo, sto bene da banana, non voglio rischiare di essere trasformato in un maiale. Ma no, stupido, non parlo di quella magia nera, parlo di quella informatica. Cioè? L'hacking. Scusa? Ma sì, potrei hackerare Fortnite, così vincerei tranquillamente. Sì, certo, così dopo ti bannano l'account e addio big visualizzazioni su YouTube. Ah, cavolo, hai ragione. A quello non avevo pensato. Ascolta, non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, ma ci sarebbe un modo. Però è proprio l'ultima spiaggia e potrebbe anche essere rischioso. Dimmi, dimmi, non mi interessa, voglio sapere. Beh, esiste una magia moderna che funziona insieme alla tecnologia attuale. Ah, continua. Beh, il suo nome è Tecnomagia. Ah, nome originale. E come funzionerebbe? Si dice che alcuni umani abbiano creato un legame talmente forte con la tecnologia da poter entrare in essa. Entrare in essa? Te la faccio più semplice. Se funziona, tu diventi me e io ti guido nella battaglia. Ah, caspita, sarebbe fantastico e avrei anche il pieno controllo della situazione. Esatto, e in più sentiresti anche i miei consigli. Esatto, perfetto. E come faccio? Beh, ci sono due modi, USB o Wi-Fi. Aspetta, solo una domanda. Dove lo dovrei mettere il cavo USB? Beh, ma devo anche dirtelo? Ma sai che il Wi-Fi mi sembra un'ottima idea? Sicuro? L'USB è più stabile. Sì, sì, sicurissimo. Beh, dovevi solo metterlo nell'orecchio, non mi sembrava una cosa così complicata. Ah, nell'orecchio! Perché? Cosa avevi capito? Niente, lascia stare, comunque mi darebbe lo stesso fastidio. Dai, iniziamo. Ok, metti una mano sul joypad. Ok. Ora unisci due dita e appoggiale alla fronte. Va bene, aspetta. Ma questo è il teletrasporto? Sì, non ci far caso, il creatore era un fan di Goku. Ora grida, giuro solennemente di fare schifo a Fortnite. Scusa, ma perché una roba del genere? Beh, si dice che anche lui facesse schifo e voleva essere sicuro che la usasse qualcuno come lui. Effettivamente ci sta. Va bene, giuro solennemente di fare schifo a Fortnite. Non succede nulla. Sì, aspetta un attimo, il wifi è un po' più lento, te l'ho detto. Benvenuto, Vano. Grazie, ma potreste pulirlo un po' sto autobus? Fa schifo. Ah, quello era un topo? Sì, vabbè, non ci far caso. Ora buttati. Va bene, meglio finire spiattellati che rimanere un altro secondo qui. Vado! Bene, com'è stato buttarsi giù da un aeroplano? Beh, penso di dover andare in bagno. Forse prima è meglio se scendi. Ecco, bella idea. La domanda è dove? Beh, fai come al solito. A caso? Esatto. Oh, guarda, ho trovato delle armi ed un cartone. Sì, ti ci puoi nascondere. Via, mi butto dentro. A me sembri solo ridicolo, anche perché ti si vede la punta. Niente, allora. Tanto mi stava già annoiando. Forza, cerca di trovare un po' di materiale. Che fastidio. Che cosa? Sto ghiacciolo che ho come piccone. Ho due mani che mi stanno diventando due polaretti. L'hai scelto tu, ora capisci cosa devo sopportare. Effettivamente. Fammi mettere il fucile, va? Così almeno... Ah, è gelato anche questo. È ancora il pacchetto invernale, ma sono cavoli tuoi. Mannaggia, è vero. Vabbè, comunque o mi sto abituando oppure sto diventando ghiaccio. In ogni caso va bene, dai. Forza, entriamo di qua. Oddio, sento gli spari, ho paura. Dai, non è poi così diverso dal solito. Aspetta un attimo, ho una domanda. Dimmi. Ma se mi eliminano qui, nella vita reale cosa succede? Ops, quello non avevo pensato, ma andiamo avanti e ci penseremo dopo. Bene, tanto che se ne frega, no? Al limite la pelle ce la rimetto io. Appunto, e comunque a maggior ragione bevi lo scudo. Ok, ok, e poi sono curioso di sapere di cosa sappia. Allora, che gusto ha? Oh, so di pollo. Cosa? Boh, duro, è un po', sai, come tutte quelle cose di cui non si capisce bene il sapore. Il pollo allora di cosa sa? È una di quelle domande che mi tiene sveglio la notte. Forza, andiamo. Aspetta, mi sa che ho visto uno. Dove, dove? Ah no, scusa, era un nano da giardino. Ma chi è che mette un nano sul comodino? La gente qui era un po' strana comunque. Non l'avevo capito, guarda. D'altronde, chi vuoi che abiti in un'isola dove si combatte tutti i giorni? Solo dei pazzi. Guarda, lì c'è una cassa. Sì, e come ci arrivo lì? Costruendo. Oddio, è vero. Aspetta, fammi vedere le istruzioni.
Ma sono in svedese. È tutto preso all'IKEA, cosa pretendi? Vabbè, io faccio a caso. Perfetto, hai anche azzeccato. Sì, mi è andata bene. Ho solo un problema, non vedo né la salute né la quantità di scudo che ho. Sto andando praticamente a sensazioni. Tu sei qualcosa? No, mi dispiace, vedo esattamente come te. Aspetta, provo a fare qualcosa. Ok, fai in fretta però, mi sembra di sentire qualcuno. Ah, ma guarda un po'. Cosa? Sono riuscito a entrare nel codice del programma di gioco e a quanto pare ora riesco a vedere tutto, nemici compresi. Wow, aspetta, ma prima parli di non hackerare e poi mi dici ste cose? Ho detto che tu non devi hackerare, mica io. Che imbroglione. Il radar mi segnala un nemico davanti a te. Che ne dici? Entriamo in azione? Aspetta, ho bisogno di un attimo. Perché? Devo entrare in modalità Rambo. In che? Complimenti, prima kill. Grazie, grazie. Prova ad andare lì sopra, magari troviamo qualcosa. No, non penso, non vedo nulla. Forse perché sono gli occhiali? Tu hai preso sta skin, cosa vuoi da me? Oh, la gente bananita spacca. Sì, ma non è che sia così pratica. Tra l'altro sento pure aria in testa, ma che cos'è? A quanto pare ti stai sbucciando. Ah, fantastico, skin fatte bene, dove trovarle? Dai, perlomeno ti si rinfrescano le idee. Mamma mia, che battuta pessima. Neanche io arrivo a sti livelli. Non esageriamo, ti ho sentito dire di peggio. Sì, vabbè, comunque scendo. Come volevasi dimostrare, qui non c'è nulla. Veramente hai saltato un baule? E perché non me l'hai detto? E se continui a parlare? Vabbè, ormai su non ci torno, scordatelo. Mamma mia, sembriamo una coppia di mezza età. Aspetta, aspetta, devo provare una cosa. Ho paura di guardare. Mi butto! Aia di faccia. Tutto molto tranquillo. Per fortuna non ho il naso. Comunque stai attento, sta arrivando la tempesta. Sì, sì, vado via, vado via. Oh, guarda, un pallone. Occhio, non è il momento, scappa, scappa. Ne ho uno davanti, l'ho visto. È entrato lì, forza, prendiamolo. Tranquillo, lo stano io. Contatto. Cavoli, che esplosione. Allora l'ho preso? Non lo so. Cosa vuol dire non lo so? Non capisco, non risulta sulla mappa. E poi non ti è stata neanche assegnata la kill. Boh, ci deve essere stato un errore. Vado a controllare. Ottima idea. Ah, guarda, finalmente un bagno. Era un passaggio segreto. Me ne sono accorto. Meno male che non mi ero ancora seduto. Ti consiglio di travestirti comunque, non si sa mai. Sì, hai ragione. Bravo ragazzo. Allora, come sto? Uguale a prima. Ma come? Mi sa che ti sei beccato un bel bug. Ma dai, è la seconda volta che succede. A posto, va lo stesso. Meno male, scendiamo a controllare, va? Non ci credo. Che stupido, si è fatto eliminare dalle torrette. Sì, ma ce ne vuole però. Guarda, invece a me le torrette non fanno nulla. Pensare che il travestimento manco lo si vede. Vabbè. E ora apriamo anche il baule. Ecco, solo io posso trovare roba così scarsa. Occhio alla tempesta. Oddio, me ne ero completamente dimenticato. Sparalo, prendi quello che riesci e scappa. Aia, via, via, via. Scappo, ho detto scappa. Per un pelo. Bene, ne mancano solo 7. Rimani concentrato. Ok, però ti chiedo un favore. Dimmi. D'ora in poi non darmi più info. Voglio farcela da solo. Cavoli, complimenti. Questo ti fa davvero onore. Ok, amico. Allora, buona fortuna. Continuerò a darti consigli, ma senza riferirti informazioni. Grazie, ti chiedo solo di dirmi se sono in safe. Sì, decisamente sì, tranquillo. Tra l'altro, la tempesta vista dall'alto è qualcosa di spettacolare. Mi fa piacere, ma ora penso alla lotta, scusa. Cavoli, non ti ho mai visto così convinto. Lo vedi dietro l'albero. Forza, non perdere la concentrazione. Sì, l'ho preso. Grande, confermo. Ok, ora cerchiamone un altro. Eccolo, ha la tua stessa skin. Cavoli, che strano, è come guardarsi allo specchio. Sì, ma non pensarci. Hai ragione. Mi dispiace, gemello, ma è giunta la tua ora. Forza, spara! Addio! Grande, ci sei riuscito! Bene, ora quanti ne mancano? Oddio, è finita! No, dai, non dirmi che è rimasto solo un pro player a livello 200, eh? No, no, nel senso che è finita, finita! Hai fatto una vittoria reale! Oddio, ma non so cosa dire, non ci posso credere! Torna in te, forza! Ma vai, ma vieni, ma chi sono, Dim? Chi sono? Altro che il tuo pro player! Bravo, Vano, complimenti! Grazie, ma devo dire che senza il tuo incantesimo non ce l'avrei mai fatta. Di cosa stai parlando? Come? La magia che hai fatto prima per farmi entrare nel gioco. Ma non esiste una cosa del genere, sei fuori. Aspetta, aspetta, vuoi dire che mi sono immaginato tutto e sono sempre stato qui? Sì, esatto, probabilmente ci tenevi così tanto che ti sei immaginato di esserci dentro veramente. Quindi mi è bastato solo crederci con tutto me stesso. Esatto, è quello che non capivi dall'inizio. Beh, allora direi che è una vittoria reale. Può sembrare strano, ma è tutto vero. Ce l'ho fatta, ho vinto da solo a Fortnite. Dopotutto, a volte basta crederci fino in fondo e non mollare mai, fino alla fine.
Se avete un sogno, coltivatelo e non smettete mai e poi mai di provarci. Anche in questa difficile situazione in cui ci troviamo, vedrete che se resisteremo e seguiremo le regole, poi... Ah, basta!